Salve a tutti ragazzi! Allora, oggi sono qui per raccontarvi una mia esperienza vissuta recentemente a Castel Fiorentino a vedere un teatro lirico insieme ai miei parenti sul tema Umberto Corso, che mi sembra sia il mio proprio zio. E niente, allora, questo video tratterà questo argomento, ma prima di iniziare vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, di lasciare un like, anche di iscrivervi più volte, ve lo dirò sempre, e poi anche di seguirmi sulle piattaforme Instagram e Facebook. Ok, possiamo iniziare. Allora, un po' di giorni fa sono andato a questo teatro a Castel Fiorentino, insieme alla mia famiglia paterna, perché comunque è il mio proprio zio paterno, sì, e quindi appunto io sono venuta a questo teatro e ho visto questi cantanti di musica lirica che cantavano delle opere famose di Puccini, che è uno scrittore di opera lirica molto famoso e che immagino che la maggior parte dei miei follower conosca. E niente, questo teatro era bello, anche se piccolo. Allora, diciamo che l'esperienza è stata molto bella e poi ero anche seduto a loggione, quindi più in alto, più senti meglio, e quindi sentivo molto bene la voce e secondo me hanno cantato molto bene e l'esperienza è stata veramente perfetta. E poi ovviamente c'è stata anche una pausa per andare al bagno e tutto. Siamo tornati a casa tipo a mezzanotte e diciamo che mi sono comunque appassionato comunque a questa musica lirica e mi sono anche divertito in un certo senso. Poi diciamo che c'era anche un concorso prima in un altro teatro, dove gli stessi cantanti che erano in questo spettacolo c'erano in quel concorso e gareggiavano cantando appunto queste canzoni. E diciamo, io non l'ho visto perché mi sembra che era di giovedì e quindi dicevo scuola, sono andata a casa a mezzanotte, mi svegliavo alle 7 e quindi era un po' così, no? E beh, comunque il mio babbo che ci è andato mi ha raccontato un po' tutto, quindi sono arrivato al teatro che sapevo già i cantanti e poi anche chi ha vinto, poi anche chi ha fatto altre cose, quindi un po' sapevo già i cantanti. Diciamo che è stata un'esperienza che mi è piaciuta molto, specialmente anche per i ringraziamenti che hanno fatto la famiglia Borsò per la memoria di Umberto Borsò. Sono anche stato chiamato io dalla figlia di Umberto Borsò, anzi una delle tre figlie. E quindi sono ancora più famosa adesso. E niente, diciamo che mi sono molto divertito. E poi un altro commento che vorrei dare era proprio anche il fatto che è proprio strutturato bene, poi cioè, non è che durava un monte alla fine, perché alla fine cioè, erano opere famose, non sconosciute tutte, erano opere belle e famose, e quindi alla fine te le ascoltavi tranquillo. Poi io per la maggior parte del tempo ho dormito e quindi però ascoltavo perché comunque ero solamente in stand-by. E poi va anche detto che non c'erano troppi bambini, oltre ai due, perché c'era anche mio fratello. Ovviamente Emanuele no, perché penso che sia vietato. Non c'erano molti altri bambini, probabilmente perché la musica lirica non è una cosa che interessi tanto ai bambini. Un po' di bambini c'erano, ma pochi alla fine.
personalmente mi è piaciuto molto, vi consiglio di provare ad ascoltare le opere che vi lascio qua sotto in descrizione, le ascoltate, sono molto belle. Poi è stato un periodo bello perché sono tutte opere che sono state cantate da Umberto Bussò in teatri comunque internazionali, perché ha viaggiato un sacco, quindi si sa. E niente ragazzi, la mia esperienza è qui, e io vi saluto.